Io, se mi permetto, do il benvenuto al primo cittadino, perché in effetti è importante che il primo cittadino dia importanza a tutta la città, in modo particolare a quelle parti che a volte sembrano le più lontane. Quindi questa è una cosa che come persona gli fa onore, al di là della politica, al di là degli schieramenti, delle cose, come persona bisogna dargli atto di questo, lo ringraziamo della sua sensibilità. Poiché gli do senz'altro la parola, perché allora, andiamo sul vivo delle nostre questioni. No, io volevo, siccome avevo promesso che avrei aggiornato, ho aspettato che si servisse l'anno scolastico. Noi abbiamo visto il progetto, grosso modo va tutto bene, abbiamo fatto tutte le procedure necessarie per portarlo in commissione dopo la massima che faccio, presiedo io, quindi fisserò a brevissimo una riunione. Già ho parlato con i componenti della commissione e non ci sono nessun problema. La prossima cosa è che la mandiamo in commissione dopo la massima. Io parlo già con la maggior parte dei componenti, fissiamo la data, proprio così. E poi mi farebbe piacere andarci, ci possiamo andare là, perché ho di quindi di andarci per vedere proprio sul luogo come dove sono. Se, quando voi siete libere, ci organizziamo un'oretta che io sono libero e andiamo a vedere le cose tra oggi e il giorno in cui ci sarà la commissione per noi. Io vorrei dire una cosa, se il sindaco non ci lascia ora questo promemoria, siamo alla fase 3, perché le fasi erano 4. La prima fase era quella della proposta che voi avete formalizzato, la seconda fase era quella a cui si era impegnato il sindaco di portare a termine la procedura amministrativa. Poi c'è la terza fase, che è quella che noi confezioniamo con il nostro laboratorio di ceramica, le targhe sulla base dello standard del comune, con lo stemma, le dimensioni. E poi la quarta fase è la collocazione a cui si è impegnato il sindaco con le proprie maestranze. Visto che stiamo trattando oggi, grazie all'interessamento dell'amministrazione comunale, diventa un po', come dire, un problema fiorato. No, ma questo diventerà pilota, perché voi rendete conto, appena sarà pubblicizzato, appena le metteremo, avrà una risonanza a livello cittadino che vi darà, cioè dimostrerà come l'interlocuzione, il dialogo tra le istituzioni, gli istituti scolastici e le famiglie diventa un battaglia. No, perché se la signora che ha incontrato, che poi il cognome lo riconosce. Buongiorno.